Perché ogni generazione creano un PG diverso? I piccioni. I piccioni? Giratina lo chiami! Ma che è Fuffi che lo lancia e lo manda a cagare di là? E vedi che torna Godzilla che ti butta giù il muro! In bocca al lupo, Krabby. Animale animale, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi avrò bisogno di voi, soprattutto nei commenti. Quindi mi raccomando, state attenti a tutto ciò che dirò nell'intro del video. Se volete gli spacchettamenti delle carte di Pokémon, dei pacchetti, superiamo i 40 milioni di piace sotto questo video. Ora vi lascio il video e buona visione. E bella a tutti ragazzi e ragazze, sono Anime, bentornati in questo mio nuovo video. Oggi siamo tornati qua sui quiz delle domande. Il primo l'avevamo fatto sui Mates, poi su YouTube Italia con Klaus. E quest'oggi invece con un nuovo argomento. Visto che sono stato in Giappone, visto che sto facendo video di Pokémon, ho pensato, perché non fare il quiz chi è quel Pokémon? Ovviamente ti metteranno l'immagine e quattro nomi per indovinare. Voglio fare questo perché sembra facile, magari per voi. Per me è un pochettino più difficile perché io mi sono fermato a qualche generazione prima rispetto a queste qua. Quindi molti Pokémon non li conosco. E visto che ho comprato un sacco di pacchetti, cioè veramente raga, questi sono pochissimi. Questi qua argentati sono pacchetti che ogni tot pacchetti che compravi loro ti davano una bustina con solo dentro una carta, ma dovrebbe essere rara. Perché vi ho fatto vedere questi pacchetti? Non sapevo se fare ogni domanda che indovinavo aprivo un pacchetto o ogni domanda che sbagliavo. Visto che è una penitenza, in teoria dovrei sbagliare. Quindi animale animale, ogni risposta sbagliata sarà un pacchetto da aprire. Se volete altri video di spacchettamenti di Pokémon o comunque un altro video di questo quiz, superiamo i 40.000 mi piace e io direi di iniziare subito. Ah, prima di cominciare volevo fare un'ultimissima premessa. Io da piccolo ho giocato tantissimo a Pokémon, perché so che arriveranno le persone a scrivere tu non sei un cazzo di Pokémon. Io faccio questi video soprattutto perché voi nei Pokémon che non conosco mi aiutiate, così nei prossimi spacchettamenti, sia per una cosa mia personale sia perché comunque non è che posso sbagliare tutto, mi facciano essere appunto abbastanza preparato per le prossime volte. Infatti qua come vedete c'è ancora il Game Boy Color che funziona ancora. Guardate, Pokémon, 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 Pokémon. Forse sono le uniche cose, le carte e il Game Boy che ho tenuto dall'infanzia. Tutto il resto è stato cacciato. C'ho anche questo qua. Per non parlare di queste. Queste, 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 queste. Miliardi di altre carte Pokémon che ho tenuto. Allora andiamo. Ho trovato subito il re. Preferirei trovare il ninja che mi toglie due cose sbagliate. Però vabbè. Che cosa è sta cosa? Un vagone della metropolitana. Che cos'è? Pinsir sono sicuro che non è. O è Chargeabug o Vikavolt. Proviamo Chargeabug. Oddio! Ho indovinato, non ci posso credere. Cioè, ve lo giuro, non lo conoscevo. Pacchetto salvato. Abbiamo imparato un Pokémon nuovo. Sono quelli delle carte che voi mi dovrete scrivere nei commenti quali sono, perché sono in giapponese le carte. Mamma mia, siamo partiti a bomba. Allora, andiamo al centro, benissimo. Allora, Magmar non è. Non so, mi sembra di una cosa tipo Slugma questo qua. Vado a pensieri caso, vediamo. Non l'avrei mai azzeccata in vita mia questa qua. Benissimo, partiamo con il pacchetto di Kyogre. Chiaro, no? È lui! Sì, è lui, è questo nome. Scrivete nei commenti, minuto 00, 1 minuto e 30, questo è... Non li conosco! A lui l'ho già visto, non ricordo il nome, ma l'ho già visto. Questa è già un'ottima cosa. Attenzione, ragazzi, vediamo cosa si nasconde qua sotto. Oh! Ma è Kyogre? È una ex! Raga, è una ex! È quello dopo Kyogre! Ma che cazzo! Vi rendete conto? Ho trovato la carta raffigurata sul pacchetto. Quindi dovrebbe essere Mega Kyogre. È lui! No, non è possibile. È come se voi andate a prendere un pacchetto e trovate la carta raffigurata. Allora, continuiamo. Direi di andare sempre al centro. Ah, no, cazzo, la regina, no. Rispondi correttamente a 5 domande in 30 secondi e ottieni una corona. Sì, vabbè. Chi è quel Pokémon? È un forno elettrico, anzi a legna. Non potevano mettermi Pikachu che sta lì dietro? Vabbè. O è Bacon o è Shelgon? Shelgon? E io sbusto. Andiamo ad aprire il secondo pacchetto. Voilà. Kakuna come primo. E la so. È chiaro, è Castors, no? Va bene. Oh. Ricercatore fanatico di Pokémon. Brillante. Questi bug. Va bene, andiamo avanti. Allora, se non sbaglio, lui non è Spearow, ma è l'evoluzione, quindi è Firov. Bam! Così. Molti li conosco se capitano. Ah, qua mi dicono dove è il re. E l'ho beccato subito. Perché oggi vado a giocare a Snivy, vinco tutto. Chi è? Un strano Pikachu. Raga, non lo so assolutamente. Beh, proviamo a Mimikyu.
Vai così, Mimikyu. Allora, Pikachu, lo strano Pikachu non esiste. Me l'ha voluta semplificare qua. Andiamo avanti. Ma di nuovo, re, che culo c'ho. Ah, vabbè. Chissà perché c'ho caldo. Moltres. Pam, così, messo in saccoccia. Questo c'ha una faccia familiare, ne sono sicuro. O il primo o il terzo, secondo me. Proviamo Grovyle. Snivy, Snivy. Ma chi? Ma gli hanno cambiato nome oggi? Come ogni promessa, andiamo a prendere il pacchetto di Mega Gengar. Voilà. Una giraffa. Perché ogni generazione creano un PG diverso? I piccioni. I piccioni. Attenzione. Oh. Sì, è brillante, brillante. Che anche lui non conosco. Perché le nuove generazioni sembrano tutti Pokémon che già conosco delle vecchie generazioni ma modificati. E poi un Venomoth. Allora, proseguiamo con il gioco. Allora, aspetta. Machamp è l'ultima. Machop è la prima. Proviamo Machok. Continuiamo. Chi è quel Pokémon? Uno scoiattolo bersaglio, mi sembra. O è Furret perché ricorda il nome del furetto, o è Sentret. Proviamo Sentret. Se è Furret però mi sparo in testa, eh. Ma così. E volevi che sbagliavo. E vabbè. Executor. Pan così un'altra, lo sapevo. Si inizia a ingranare, raga, eh. Che Pokémon è? Allora, non è Cubone, ma è l'evoluzione Marowak, comunque. No, raga, è sbagliata. No, raga, è Marowak questo, non è Cubone. No, raga, ha sbagliato. È qua, è sbagliata. Mi ha fatto sbagliare apposta. Magari sbaglio, ma io sono convinto di quello che dico. E vabbè, visto che il fatto ci ha fatto sbagliare, andiamo ad aprire un nuovo pacchetto. Voilà. Lui. Lui. So dire il nome, è lui. Oh, un altro brillante. No, vabbè, raga, ma che culo c'ha? Ma stiamo trovando tutte le brillanti, tutte le cose. Non è mai successo. È un Pokémon che sta in mezzo ai cristalli. E va bene, continuiamo. Chi è quel Pokémon? Un Pidocchio. Ce l'ha molto il vestito da ninja, sto qua, in realtà. O è Ninjask o è Cavalier, forse, per me. Però è Ninjask. Indovinato subito proprio. Cioè ci sono andato proprio. Acqua, acqua, fuoco, fuochino. Oceano. Benissimo, ci avviciniamo agli ultimi due pacchetti per poi arrivare a quello, diciamo, dove c'è la carta forte. Voilà. Non so cosa sia questo. Un guardiano del villaggio. Un Magikarp. Bellissimo Magikarp. C'è un'altra brillante, raga. Un'altra brillante, si vede. Oh, ma ex, raga. Un'altra ex. Ma che stai a di? Mi piacerebbe festeggiare, ma c'è qualcosa che non mi fa festeggiare, perché ho paura di festeggiare per una carta che in realtà non è forte. Però è un ex. Quindi una ex. Non è che tutte le carte sono ex. Quindi è forte. Vabbè, spacchiamo casa comunque. Yeah! Oh! Si vede che sto male, che non riesco a fare esultanze molto belle. Per chi non lo sapesse, sono stato male appena sono tornato a Tokyo. Ho vomitato. Però, vabbè, ragazzi, siamo a due ex. Giratina. Guarda, sì, ma me la vado a fare io una giratina, perché non so chi tu sia. Giratina. Ma puoi dare un nome così schifoso ad un Pokémon così bello? Giratina lo chiami. Ma che è Fuffi che lo lancia e lo manda a cagare di là? E vedi che torna Godzilla che ti butta giù il muro. Chi è quel Pokémon? Goku da bambino. Thunder, fulmine, nuvole. Proviamo. Ma è così. Perfetto. Ah, ah, bello. Rattata. E si continua. Non è fuori Sashino. Oh, finalmente ti ho trovato, ninja, che me ne togli due sbagliate. Non era Parvastro, non era Larvitar. Non lo conosco. Che è sto Pokémon? Può essere Tartwig. Sai, tartaruga o Torterra. Proviamo Tartwig. Un'altra carta brillante. Dovrebbe essere una terza evoluzione. E un trainer. Ma quello sullo sfondo non è Tiranitar? Ah, madonna, se c'è tanto da studiare con sti nuovi Pokémon. Benissimo, andiamo all'ultima. Anche perché abbiamo ancora solo un pacchetto, quindi vediamo se riusciamo ad andare avanti un po'. Allora, Chingling. Cos'è, una canzone di un nero americano? Chingling, baladala. Vabbè, Jigglypuff. Perfetto. Oh, subito re. E vabbè, qua è troppo facile, raga. Krabby che si evolve in Kingler. In bocca al lupo, Krabby. Andiamo avanti. C'è anche Charmander X. Dovrebbe essere Charmeleon. Dai che andiamo a nastro. Dai che li indoviniamo tutti. Blastoise X. Mi ricordo Blastoise quanto era carino. Infatti, cosa ci ha messo? Un missile nucleare adesso. Mega Blastoise. Allora, continuiamo. Ah, adesso me li caccia tutti quelli che conosco. Orsi. Eccolo qui. Che sia una pigna Pineco. L'ho già visto sto Pokémon. Me lo ricordo. O Trico o Pineco. Vado a caso. No, però avevo indovinato una delle due. Sono andato a caso con gli occhi chiusi. Va bene, male, male. Questo video può concludersi qua con l'ultima bustina. Siamo andati mezzi bene e mezzi male, come immaginavo, perché molti li conosco perché sono le prime generazioni, molti non li conosco. Vi prego di aiutarmi voi nei commenti con tutti quelli nuovi, così andremo ad affrontare magari nel caso capiteranno nei nuovi spacchettamenti che faremo. 40.000 mi piace se volete un altro video dei quiz o uno spacchettamento di Pokémon a parte che farò magari con Stefanino. E andiamo a vedere un po' se quelli del Pokémon Store sono stati bravi, ma non messo una carta buona. Allora, copriamola così non la vediamo nessuno. Oh!
anche lui ricordo. Raga, no, lui lo conosco bene. Con il nome sempre, ma... No, lui me lo ricordo. Comunque è brillante. Come avevo detto che lasciavano le brillanti. Comunque io direi che questo video è andato benissimo. Non la mia performance, ma sono andate benissimo con il ritrovamento delle carte. Queste qua sono le carte rare che abbiamo trovato, le ex o le brillanti che abbiamo trovato in questo video. Fatemi uno screen per Instagram così. Grazie a tutti per la visione, per essere arrivati fin qua. Adesso trovate il coso per iscrivervi al centro e i due video per continuare a vedere altri miei. Ci si becca domani con un nuovo video. Stay Yang, stay Animals. Damn.